Va bene, allora oggi facciamo quella chiacchierata che abbiamo rimandato da tempo perché c'erano argomenti più diciamo, urgenti di tipo più tecnico che si dovevano incastrare eh, per permettere di lavorare in laboratorio e questa chiacchierata si collega idealmente al discorso che avevamo fatto sui sistemi di classificazione, che erano se vogliamo... E il framework concettuale che permette la costruzione eh, di quelli che ho cercato di chiamare con un termine molto generale sistemi informativi per la gestione della conoscenza. E spenderemo un po' di tempo per capire, o soprattutto per cercare di orientarci nella confusione sia terminologica che funzionale che esiste in questo tipo di sistemi. No? Eh, quindi spenderemo un po' di tempo a fare... A vedere una, una serie di definizioni, di sigle, di acronimi che si trovano ehm, comunemente usati no? nel mondo aziendale, eh, e poi proveremo a aprire la scatola e a vedere un sistema di ECM, una delle sigle che, che definiremo, che sta per Enterprise Content Management, quindi sistemi di gestione del contenuto. Di, tipo, di classe enterprise, eh, di, di cui vedremo quali sono le caratteristiche principali. È un mondo molto ampio, eh? Eh, con eh, prodotti che sono applicabili praticamente a, a tutti i settori no, aziendali. Allora, di che cosa stiamo parlando? Eh, parliamo di in gra gradi, uh, sistemi informativi in grado di gestire le informazioni aziendali, questa è una definizione molto... Forse troppo generale, informazioni che però sono tendenzialmente raccolte sotto forma di documenti. In qualunque processo, in qualunque azienda, alla fine la documentazione è una parte purtroppo essenziale. Si affianca, eh beh, alcune siamo così, aziende che lavorano nel cosiddetto settore della conoscenza, eh, i documenti sono il prodotto, in altri casi affiancano chiaramente i processi di sviluppo di prodotto, ma vengono molto spesso, da quando è nata l'informatica, eh, gestiti in modo per nulla ottimale. Cioè, pensate, mh, magari immaginate le vostre conoscenze, eh, una cosa molto semplice come la posta elettronica. Oppure l'organizzazione dei documenti no, sui sparsi per il PC per le cartelle delle persone che lavorano in un ufficio in una piccola impresa. Quando va bene è un caos. No? Quando va male si perdono le informazioni, quindi non è solo sono difficili da trovare, ma magari hai, non hai le politiche di backup, non hai le politiche di condivisione eh, e quindi rischi poi effettivamente di perdere le informazioni. E, ehm, noi viviamo in un mondo in cui in realtà la documentazione elettronica che dovrebbe fare o tende a fare la parte principale non è unica ma è ancora affiancata da documentazione cartacea di vario tipo. Quindi viviamo in sistemi in cui abbiamo tanta carta che gira, tanti file che girano, ma quasi nessun o pochissimi modelli organizzativi e strumenti operativi per poter gestire tutte queste informazioni. Quindi magari mentre abbiamo un IRP che mi gestisce perfettamente la produzione, l'approvvigionamento, eccetera, eccetera, poi per quanto riguarda la documentazione, ehm, la comunicazione, comunicazione a, a tutti i livelli che va dalla comunicazione interna all'azienda, alla comunicazione di marketing, alla comunicazione con i eh, clienti per quanto riguarda magari il processo di negoziazione. Con i fornitori, e eh beh, questo è ancora, in molti casi, no? tende a essere gestito in modo. Sì, ho una cartellina dove ho i fax, ho eh, le mail, le organizzo in un certo modo, ma è molto ancora lasciato, purtroppo, all'iniziativa eh, all individuale. E questo chiaramente non scala bene, no? non è compatibile con un concetto eh, di tipo enterprise. Vabbè, non sto scoprendo l'acqua calda, nel senso che. Eh, è ovvio che questo sia un problema e una delle possibili soluzioni è la costruzione di appositi sistemi informativi che proprio, che proprio gestiscano il ciclo di vita di questa documentazione. Talmente banale che anziché una soluzione ce ne sono almeno 100, perché finché sto sul generale e dico gestire il ciclo di vita della documentazione è facile, no? ci capiamo, ma poi quando cominciamo a entrare nel merito... E ci chiediamo, ma di che tipo di documentazione stai parlando? E poi, ovviamente, che tipo di ciclo di vita avrà quel tipo di documento? Allora, a seconda che stiamo parlando di documentazione tecnica, che stiamo parlando di articoli divulgativi, eh, quindi promozione o comunicazione, a seconda che stiamo parlando di eh, eh, diciamo così, contenuti formativi, quindi corsi, lezioni, pensate al training che è una buona parte del lavoro del risorso umane nelle aziende dalle medie dimensioni in avanti, gestiscono tutti i documenti, dai documenti ufficiali, documenti che devono, avere, devono essere registrati, protocollati, perché devono, hanno un valore contrattuale o in alcuni casi un valore legale. Sono tutti tipologie di documenti, documenti digitali, filmati, audio, eccetera, che esistono, co coesistono, e hanno dei, delle modalità di gestione, ma anche degli obiettivi poi diciamo, funzionali diversi. E quindi sono nati nelle varie nicchie tutta una serie di applicativi di cui qua sono riassunte le sigle. Adesso proviamo a scorrere insieme una possibile definizione per ciascuna di queste. Io queste palle qui le ho disegnate leggermente sovrapposte, in modo più o meno casuale, non sono stato lì a, a vedere chi sovrapporre con chi. Ma per darci l'idea che in realtà poi i confini tra un tipo di sistema e l'altro non sono per nulla definiti, e anzi, ci sono dei sistemi che tendono a fare o dicono che riescono a fare tutte queste cose, eh, ci sono dei sistemi che si chiamano in un modo ma fanno una cosa diversa, quindi non c'è molta uniformità e molta standardizzazione in questa terminologia. Quindi adesso che andiamo a vedere, a leggere queste definizioni. Io eh, vi inviterei a intendere non come definizione dell'acronimo che rappresenta un prodotto, ma definizione dell'acronimo che rappresenta un insieme di funzionalità, eh, che sono adatte a gestire un certo tipo di documentazione e che sarà gestita in un certo modo, diverse tra di loro, dopodiché il mapping tra le funzionalità e i prodotti, diciamo così, a scaffale. Che potete andare a comprare per gestire i sistemi informativi che possono gestire queste cose, ecco il mapping tra le funzionalità e i prodotti, è qualcosa di più complesso che, che non si può, non dobbiamo fermarci solamente alle sigle, perché ogni fornitore chiama in modo diverso le stesse funzioni, mm. o viceversa. Mm. Eh, allora, la definizione di base è quella del sistema di gestione dei contenuti, no? Content Management System. Poi, nell'ultima slide di questa presentazione ci sono i link da cui ho tratto queste definizioni, che poi si interessa andare a vedere articoli correlati delle stesse persone, eh, io ho estratto, diciamo così, il succo. I um, sistemi di gestione dei contenuti sono quelli che supportano la creazione, gestione, distribuzione e pubblicazione e scoperta di informazioni corporate, informazioni aziendali. Questo, in realtà questa definizione sembrerebbe molto generale, eh, nella pratica i CMS eh, sono diventati un sinonimo di quelli che sarebbero i web CMS, quindi ci sarebbe qua davanti una W che sta per sistemi di gestione di contenuti su web che mh, normalmente si omette, no, non, si, non, si, non si usa, non si riporta. Per cui una definizione che sembra una definizione molto generale in realtà viene usata in un campo molto più specifico. Tanto per fare un esempio, i CMS tipicamente sono i, i software per la creazione di siti, no? più famosi tra quelli open source, c'è Wordpress, c'è Joomla, c'è Drupal, eh, prodotti di questo genere, eh? che aiutano la costruzione di un sito e caricare dei contenuti, quindi pubblicare dei contenuti tendenzialmente su web. Uh, e quindi su siti, si parla di siti aziendali oppure su siti intranet, questo è abbastanza indifferente dal punto di vista del software. Quindi quando parliamo di CMS normalmente viene subito in mente, ok, un CMS mi serve per gestire informazione che andrà a finire in un sito web. Eh? I documenti di cui stiamo parlando, l'informazione documentale è le pagine web che sto creando, tipo le nostre pagine del sito del corso. Girano su un CMS che si chiama Joomla. E quando devo aggiungere informazione lavoro con quel CMS per aggiornare i documenti, cioè le pagine web, gli allegati, i PDF, eccetera. Eh. Poi a volte c'è una E davanti che dice sì, ma CMS di tipo enterprise. Eh. Eh. Di tipo enterprise significa che oltre al sistema di pubblicazione web ormai si dà per scontato che ci sia, se non altro come accesso interno, eh, deve avere una serie di funzionalità aggiuntive, tipicamente eh, si deve poter integrare con gli altri sistemi informativi nel contesto enterprise dell'azienda, no? quindi tipicamente eh, ad esempio caratteristiche di collaborazione tra utenti o collaborazione con altri, con altri tipi di strumenti. Questo è, se vogliamo, la definizione più generale, il sistema più complesso che quello che ehm, a un certo punto perde la S, questa sigla, e spesso si chiama semplicemente ECM, eh? Enterprise Content Management. Quando si parla di Enterprise Content Management in realtà si parla di tutto, no? dell'insieme complessivo di tutte queste funzionalità. Questi Enterprise Content Manager in realtà dentro hanno funzionalità eh, diverse che mh, diciamo così, hanno assorbito funzionalità che arrivavano da sistemi più di nicchie più verticali precedenti, eh, tra cui ad esempio il DMS Document Management System, eh, document management system è un sistema per organizzare documenti. La eh, differenza tra un CMS e un DMS dici ma che differenza c'è tra contenuto e documento? No, il CMS, abbiamo detto, assume la connotazione web. Quindi mi serve per gestire un sito di un certo tipo. Un Document Manager System mi serve per organizzare, archiviare, ricercare grosse moli di documentazione strutturata. Eh? E quindi lì eh, di fatto sono, si parla di repository di informazione. Eh? Eh, informazione che eh, in realtà può essere semplicemente poi eh, memorizzata, ma soprattutto... Quindi memorizzate per poter essere ricercata, e quindi qui dentro questi sistemi la fa la parte da padrone, la possibilità di ricercare informazione, perché se io ho un sistema in cui butto dentro 10.000 PDF, 40.000 PowerPoint e altre cose del genere, eh, poi la capacità di riuscire a ritrovare le informazioni, eh, con magari il sistema di versionamento successivo sistema di chiaramente riconoscimento degli autori, eccetera, ma soprattutto la cosa più importante è riuscire a trovare le informazioni. Quindi è lì dove le aziende che, che sono forti nel motore di ricerca, nell'analisi del full text, dei documenti testuali e in alcuni casi anche delle immagini fanno la parte da, da, da padrone su questo tipo di prodotti. Perché poi avere tanto hard disk su cui metto tanti documenti e ti permette di, di caricarli è facile. Il problema è permetterti di, di organizzarli e ricercarli velocemente. Ma poi l'altra caratteristica di questi signori è che non solo gestiscono, dicevamo, la memorizzazione e soprattutto la ricerca, ma gestiscono un workflow, un flusso di lavorazione, un flusso di, eh, eh, di passaggi successivi che devono subire questi documenti. Eh, ad esempio, la cosa più semplice, pensate ai vari sistemi di qualità: qualunque documento deve avere un suo codice che è assegnato da qualcuno, da un ufficio che assegna i codici, deve, deve avere un, molto chiaramente indicato un autore, chi l'ha scritto, chi l'ha approvato, che versione è, in che data è stato rilasciato, chi è stato distribuito. Eh? So, vabbè, requisiti che sappiamo fanno parte di tutti i sistemi di qualità. Eh, requisiti sulla documentazione. Ecco, il sistema il Document Manager System deve. Permettermi di descrivere qual è la sequenza di passi logici, la sequenza di stati in cui un documento si trova e, e, e quindi sapere no, se quel documento è in forma bozza, in forma distribuita, in forma pubblicata, in forma approvata. Non esiste una, un workflow unico, no? non esiste una sequenza di stati unica, perché ogni azienda avrà le sue e quindi. Questi sistemi document management system devono innanzitutto permettermi di definire i miei workflow. Guarda, per quel tipo di documento il flusso è questo, per un altro tipo di documento, che ne so, un'offerta commerciale, il flusso è diverso. Allora io devo definire questi flussi e il sistema è in grado poi di mandarmi avanti, eh, gestirmi eh, i documenti nelle varie fasi, a cui posso poi normalmente associare delle azioni, cioè quando. Che ne so, un'offerta commerciale arriva nello stato di approvata vorrà dire che avrà come allegato una mail o una lettera o un fax di accettazione da parte del cliente, ma allora io posso programmare il documento nel sistema in modo che trasli automaticamente questa informazione e le mandi una copia so, all'ufficio vendite, in modo che poi possa procedere. No? E quindi non è solamente un flusso di stati attraverso cui il documento passa. Ma visto che parliamo di sistemi informativi integrati, alcuni passaggi possono coinvolgere altre parti della realtà aziendale. Quindi qui eh, abbiamo, se vogliamo, i due, i due obiettivi. Uno è quello di gestire e memorizzare e mantenere tutti i documenti in un posto possibilmente centralizzato. E qui normalmente si parla sia di documenti in termini di file, sia spesso anche appunto di comunicazione tipo posta elettronica. Che è essenzialmente molto più. Ehm, voluminosa, no? e, e però a volte contiene informazioni che, che serve gestire e quindi, sia gestione di informazioni sia soprattutto poi interazione e gestione dei flussi delle operazioni che vengono fatte. Ehm, le risorse qui sono gestite, qui dice sono risorse di tipo elettronico, ma magari provengono da fonti di tipo cartaceo. Non sempre, tutte le risorse, ancora al giorno d'oggi, nascono in modo elettronico. La sigla record management RM è una nicchia del document management eh, che fa riferimento a delle normative aggiuntive per cui un documento può essere, eh, può avere un valore no? ufficiale, no? un record viene inteso qua come un documento ufficiale. Quindi non è solamente la memo, la, la, cioè le minute della riunione che abbiamo fatto l'altro ieri, l'abbiamo caricata lì, l'abbiamo caricata nell'area di quel progetto perché è relativa a quel tipo di meeting. No, quello è un documento ufficiale che eh, magari ha un valore contrattuale o un valore legale e allora deve essere eh, archiviato in un certo modo, riconoscibile, protocollato, eccetera, eccetera. Quindi questi sistemi tipicamente <coughs> dal punto di vista tecnico non è che siano molto diversi da, dai DMS, dai document manager system. Il fatto è che poi sono certificati in funzione delle normative nazionali sulla digitalizzazione. Adesso, in tutte le nazioni, ci sono eh, diciamo in fase di sviluppo le varie normative per la cosiddetta dematerializzazione degli atti. No? Per cui, eh, riuscire a dare un valore legale eh, è una cosa che succede, ad esempio, anche da noi, dalla Segreteria Studenti. Eh, al giorno d'oggi voi riuscite a dare un esame senza mai vedere un pezzo di carta con una firma su cui questo esame sia registrato. Eh, va bene, no? vi fidate che la segreteria studenti non perda i voti, no? vi fidate che il docente registri il voto giusto. Ma al di là del vi fidate, che va bene, se vogliamo è una, una componente di processo no? eh, che si è instaurata, eh, c'è poi, poi un valore legale dietro. No? E allora che quel dato che è scritto nel database che dice che tu hai 28, quel dato lì, alla fine della carriera, quando il pubblico rilascia il titolo, quel numerino lì non è solo un campo di un database che se conoscete il sistemista della gestione didattica magari ve lo alza. No? Eh, eh, no, non è solo così. No? Quindi di fatto c'è tutto un sistema inutile per noi no? che però... Eh, conferma che quei, quei voti, quelle quantità eh, quindi fatto, eh, memorizzazioni non, non cancellabili, non ripetibili, eh, che vanno a tracciare la storia di che cosa viene fatto in un formato che sia diciamo, così esportato, messo off site, e, eh, come si dice controllabile tramite audit, nel caso di, no? Per dare appunto sostituire quello che una volta era il pezzo di carta con la firma sotto, lo porto dal notaio e me lo faccio registrare, quello è, non può più essere cambiato. No? E qui la stessa cosa ma va replicata in forma elettronica, non solo in senso funzionale, cioè fare in modo che funzioni, ma anche in senso legale, perché poi alla fine se ci sono le contestazioni c'è una causa, uno deve avere organizzato il sistema informativo in modo da poter essere difendibile anche da quel punto di vista. Quindi sono le complessità in più che sono legate molto spesso alle normative specifiche nazionali. Vabbè, questi due sono di nuovo nicchie. Uh, Digital Asset Management uh, tipicamente sono i sistemi di gestione dei documenti che sono in grado di trattare anche risorse di tipo multimediali, quindi fotografie, eh, filmati, registrazioni audio, alla fine sono queste tre. Mm, ma anche pensate ai disegni CAD, no? in uno studio di architettura, o di ingegneria civile, o di ingegneria meccanica. Quanta dell'informazione è sotto forma di disegni, di fotografie, di bozzetti, di, di progetti CAD e cose di questo genere? E questi non sono la stessa cosa di un file Word, se non altro dal punto di vista della, del motor, della funzionalità di ricerca. Mentre in un file Word, bene o male, posso andare a vedere il testo e quindi far, rendere questo testo ricercabile per parole chiave. In un documento tecnico, in un'immagine, questo non avviene e quindi devo lavorare molto di più sui metadati che non sul contenuto del dispositivo. Oltre al fatto che la dimensione, il peso no, in megabyte o gigabyte di questi contenuti eh, è molto maggiore. E in più, come ci suggerisce l'ultima frasetta di questa definizione, eh, spesso le produzioni multimediali sono associati anche dei diritti d'autore particolari, tu no? hai un filmato, c'è la colonna sonora, eh, da chi arriva, no? allora, finché stiamo all'interno dell'azienda non interessa, ma quando poi questi contenuti magari vanno a finire sul CMS aziendale, il problema è del, del diritto d'autore e quindi la protezione poi di quel contenuto, fare in modo che altri non la possano modificare, eccetera. Poi il problema del DRM. È eh, un problema molto dibattuto al giorno d'oggi sul fatto che, ad esempio, la musica o i video debbano o, o non debbano essere protetti, che cosa è meglio dal punto di vista dell'utente, beh, cosa è facile, che cosa è meglio dal punto di vista dell'industria. Eh... Vabbè, poi, poi c'è un sottocaso di questi sistemi che eh, diciamo così sono limitati ai contenuti multimediali per la promozione. Del marchio, quindi per la parte di marketing, ma se vogliamo è solamente un, un nome diverso di, di, di questi sistemi. Ehm, vabbè, poi ci sono dei sistemi più di nicchia, ad esempio ho delle singole componenti, sono Library Management System, vabbè, per gestione di eh, biblioteche eh, che sono stati tra i primi no, grossi, eh, perché il business principale delle biblioteche è quello di gestire documenti appunto fisici o elettronici, um, quindi questi sono nati tendenzialmente prima degli altri perché non avevano bisogno di, visto che c'era l'oggetto fisico libro, non avevano bisogno di memorizzare il contenuto del libro stesso, ma semplicemente di tracciarne la presenza. Um, questo lo cito solamente perché la sigla LMS nel prossimo slide significa una cosa diversa, quindi per diciamo, dare un warning sulla confusione terminologica. Ci sono dei sistemi, che, eh, questo è di nuovo è un altro elemento di nicchia, di integrazione tra il mondo cartaceo e il mondo elettronico. Eh, adesso poi tra un attimo andiamo a vedere quali sono alcuni principali player di, di questo campo, eh, però dicevamo che molta dell'informazione al giorno d'oggi nasce e percorre tutto il proprio ciclo di vita in formato elettronico, ma molta è ancora in formato cartaceo. E quindi è necessario, cioè, in un sistema di gestione dei contenuti complessivo a livello enterprise, ci sarà una buona parte che è, che è richiesta per importare contenuti che nascono, che entrano in azienda in forma cartacea. E quindi, diciamo così, scanner, ma poi il problema non è tanto fare lo scanner. Che vabbè, compri. Un un armadio di fotocopiatrice scanner e fa quello. Il problema è che una volta che il documento è scansito eh, devo archiviarlo in modo il più possibile automatico. Eh? Eh, ecco, poi ci sono questi due, queste due sigle, tra cui una è LMS uguale a quella di prima, ma vuol dire una cosa diversa, che sono relative ai sistemi di gestione dei contenuti formativi. Eh? Quindi si distingue spesso tra un Learning Management System, che è un, un sistema... Di gestione della formazione, quindi sistemi attraverso cui di fatto potete seguire dei corsi online. Eh, si possono no, eh, seguire dei contenuti formativi, fare dei quiz, fare dei test, eh, vedere delle slide e cose di questo genere. Eh? E questi sono l'LMS, tipicamente la piattaforma di learning vista dall'utente che studia. Mentre invece c'è una parte sottostante che è eh, la parte della piattaforma che è vista dal docente che prepara il materiale. E questo tradizionalmente ha un nome diverso che si chiama Learning Content Management System. Quindi il sistema di gestione del contenuto formativo, LCMS, che è separato dal sistema di erogazione della formazione. Allora, quello sotto è più un CMS, nel senso che io lì creo i contenuti, creo le lezioni, creo i quiz, eccetera. Quello sopra è un sistema di, proprio, di erogazione, in cui la parte principale non è solamente che differenza c'è tra un LMS e un CMS normale. Non basta metterli su un sito, come faccio io sul sito del corso. No, quella non è formazione online, perché quello è documenti messi lì allo sbaraglio, organizzati, diciamo così, in modo spero un pochino logico, ma niente di più. Nell'MS, di fatto, alla, alla fine deve certificare un percorso formativo. Il certificare un percorso formativo significa, come minimo, tracciare che cosa fanno gli utenti, l'utente quante cose ha visto, quali quiz ha, ha superato, quanto tempo è stato su quella pagina, ci sono state le parti del sito che non ha del, del corso che proprio non ha manco guardato, le ha guardate tutte, cose di questo genere. Quindi il fatto di avere la tracciabilità, la certificazione che il corso è stato effettivamente seguito e, diciamo, l'esame è stato superato, questi sistemi in università non li vedete perché noi abbiamo ancora nel bene e nel male una didattica no? di tipo tradizionale, ma sono molto diffusi in ambito aziendale. No? Dove hai, che ne so, il fornitore, la, la, la Fiat di turno che crea un nuovo modello e deve formare tutti i venditori della propria forza vendite in Italia, in Europa e nel mondo. Si sta cercando sempre più di passare dal modello in cui i rappresentanti no, delle, delle varie aree vendita vengono o vengono a, partecipano a un seminario in cui c'è uno che gli racconta le cose e poi a loro volta devono replicare questo nelle loro aree. Si sta passando sempre di più a un modello in cui eh, c'è un sistema formativo online e i concessionari, i venditori i responsabili devono no, vedere quel contenuto. E la, diciamo così, la casa madre lo, lo verifica, lo certifica. Eh, questo era è è un esempio facile: gli esempi più complicati sono la formazione tecnica, cioè, rimanendo nel campo automotive delle, delle officine. Eh, esce un nuovo tipo di motore. Quando diciamo così, in officina alzano il cofano si presume che sappiano dove mettere le mani. Però non hanno partecipato alla progettazione di quel motore lì, lo vedono arrivare quando arrivano le prime macchine. Quindi come fanno a conoscere le procedure, ormai i manuali tecnici sono scomparsi. Quindi questi sono di nuovo una nicchia specifica dell'intero panorama degli ECM che eh, riguarda il, la formazione. Eh, Un'altra nicchia è quella dei sistemi che esistono in documentazione <coughs> geospaziale. Mm. Partiamo dalle mappe, eh, andare in su però questi sono ancora un po' diversi perché hanno una natura abbastanza numerica rispetto agli altri che alle altre cose che sono di tipo invece più testuale. Ma questa è un po' una, una carrellata di, 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 di varie sigle che rappresentano vari pezzettini. Mi è piaciuta questa figura quando l'ho trovata che mette, mette insieme un po' tutto in cui fa vedere che ci sono questi sistemi di gestione delle conoscenze, al di sotto ci sono le tecnologie, nella parte bassa di questa figura, no? vediamo le, le tecnologie, so, le internet, i motori di ricerca, i document management system, quindi DMS che abbiamo definito prima, sistemi di gestione del workflow, sistemi di gestione del lavoro in gruppo, CBL, CBT, è una sigla vecchia che non si usa più da dieci anni, ma a volte si trova ancora, sta per compute computer-based training, che significa eh, online learning, eh, e cose di questo genere, tutte queste tecnologie di fatto eh, vengono applicate e nella parte alta ci sono le verticalizzazioni possibili, no? i domini in cui queste tecnologie possono essere applicate, che vanno, che ne so, gestione della documentazione di prodotto, eh, gestione del contenuto a livello enterprise, gestione strategica dell'enterprise, gestione dei processi, gestione della formazione eh, in e-learning, gestione della relazione con, gli, con i clienti, eccetera, eccetera. È effettivamente un nodo centrale in cui le varie tecnologie contribuiscono a costruire un sistema di gestione eh, della conoscenza e della documentazione che, eh, man mano che saliamo, si specializza sempre di più nelle varie funzioni aziendali che, quando le cose vanno bene, vanno a pescare tutte da un'unica grossa... Ehm, base di conoscenza eh, aziendale. Le, le parti a sinistra e a destra sono quelle, sono gli aspetti organizzativi non tecnologici no? che sono coinvolti in un sistema di gestione documentale, eh, quindi tutta la parte riguarda la memoria aziendale, la memoria organizzativa e tutta la parte legata alla, alle dinamiche. Interne, quindi sono i, due, i, due, i due lati non sono tecnologici, quello, quello sotto e quello sopra invece sì. Sotto si parla di tecnologie abilitanti, sopra si, si parla di campi applicativi. Quindi è una galassia di cose molto differenziate, ma alla fine no, si basano tutte sul fatto che tu hai un documento, devi archiviarlo, devi indicizzarlo, devi renderlo ricercabile e devi gestirne il ciclo di vita. No? Queste sono eh, questa figura l'ho riportata perché mi piaceva che dentro un, un sistema di gestione della conoscenza c'è di tutto no? poi come avere un animale che ti dà carne, uova, latte tutto contemporaneamente perché ciascuno ci sono sistemi che sono diventati dei mostri un po' come questo proprio perché eh, per essere utili devono fare tutto si è passati da sistemi che erano più verticali per cui c'erano prodotti separati per ciascuna di queste funzioni ma il problema dei prodotti separati, che poi a un certo punto ti accorgi che l'informazione che gestisce uno e l'informazione che gestisce l'altro in realtà si sovrappongono molto. E allora c'è questa spinta sempre di più a centralizzare perlomeno la gestione dell'informazione. E poi sopra ci costruisci per carità le interfacce verticali specifiche, ci mancherebbe ancora. Eh? Però almeno pescano tutti della stessa informazione con ovvi vantaggi. Ecco questo eh, fa sì che eh, un Usiamo adesso la sigla ACM, Enterprise Content Management, un sistema di gestione dei contenuti di scala Enterprise, di fatto debba gestire un processo che eh, vive no, su queste macrofasi e che sono riassunte da questa figurina qui stradale di cui ad che adesso andiamo un attimo a approfondire, fatemene prendere solamente una versione più leggibile. Eh, dunque, Vabbè, era qui, ok, eh, materiale. Questa figura che adesso andiamo a zoomare e poi a parlarne. Ehm, Quindi dicevamo: un, un sistema eh, di gestione dei contenuti non è un prodotto unico monolitico, ma una serie di vari moduli, vari componenti che gestiscono le fasi principali che qui sono, vedete, da, che vanno dall'input all'output del processo, la cattura, la memorizzazione, la preservazione e il delivery, poi la fruizione essenzialmente, no? queste sono le fasi principali. E poi in mezzo c'è la gestione. Quindi da qualche parte i documenti entrano e abbiamo tutti i canali di ingresso per questi documenti che vanno da Human Created Information, quindi informazioni create dal, dagli umani sotto forma di documenti Word, Excel, PowerPoint, dei moduli compilati online, rich media, quindi eh, video, audio. Vabbè, i microfilm non si usano più tanto. Oppure documenti creati dalle applicazioni. Eh, tipicamente altri sistemi informativi che pompano dentro informazioni, mi pompano dentro un file XML con delle informazioni che escono dai loro sistemi. Miei, aziendali o di altre aziende. E sono tutte eh, informazioni che mi arrivano dentro ad esempio RP arrivano ogni giorno tonnellate di informazioni. E questi due tipi di documenti creati dall'uomo, creati da altri sistemi, vengono elaborati, eh, qui ci sono alcune sigle, poi vedremo in dettaglio eh, alcune di queste cose, acquisiti in certo senso, importati e poi classificati. Quindi le tecnologie di importazione, qui sopra ci sono tutte... L'OCR sta per riconoscimento dei caratteri, quindi tutte le tecnologie di riconoscimento dei contenuti dei documenti voi cartacei o anche testuali, eh, anche diciamo così elettronici, ma di struttura non nota a priori, ma da cui voglio poi estrarre le informazioni. Eh, quindi tutte queste parti di, di acquisizione e classificazione. Dopodiché i, i documenti li ho raccolti, li ho importati. Una volta che li ho importati ho questo ciclo che si chiama di manage qui, che eh, di fatto gestisce il workflow, gestisce il processo di business in cui questi documenti vivono. Una volta che sono dentro il sistema possono subire delle trasformazioni. Eh? Questo è il ciclo di manage. Eh, Ovviamente grandi quantità di, di, di documentazione significano problemi, o meglio, eh, se porsi il problema di avere dei terabyte a disposizione, con che tecnologia li utilizzo, eh, come li rendo disponibili all'intera azienda. E quindi ci sono tutte le, eh, le problematiche di, qui vedete i tre livelli, come mi interfaccio col sistema di memorizzazione come organizzo le informazioni a livello di database, di data warehouse, di semplicemente file salvati su un disco e poi c'è tutta la, la parte fisica, cioè le macchine, i rack, gli hard disk, le, le decine e centinaia di hard disk che contengono le informazioni. Quindi c'è tutta la parte di memorizzazione, quindi un documento nel momento in cui arriva dall'importazione, prima di tutto viene infilato qua dentro nello store e poi in funzione di, del tipo di documento che è, di cosa succede può uscire, farsi un giro nel manage a seconda di ciò che devo farci e poi ovviamente le nuove versioni verranno di nuovo memorizzate sopra. Quindi la parte di storage è tutt'altro che banale proprio perché stiamo parlando di grosse mole di quantità e di dati e eh, la disponibilità, cioè poter accedere ai documenti in qualunque momento e da qualunque luogo e l'affidabilità, cioè essere sicuri di non perderli, non, altro, non cancellare per sbaglio, avere i backup, avere la ridondanza, eccetera. Sono le due caratteristiche principali, oltre ovviamente alle prestazioni e alle velocità. Eh? E queste due cose si possono fare, ma costano tanto. Eh? Dopodiché, questo storage, però, è lo storage di lavoro. Al di sotto di questa figura c'è un'altra eh, via d'uscita che è l'archiviazione a lungo termine. Eh? Eh, se io per, per vari scopi, eh, compreso quello legale, gestisco i documenti ma poi un, un sottoinsieme, magari non tutti questi documenti, non frega niente forse della mail che ho spedito 15 anni fa. Eh, però magari alcuni, di alcuni documenti è necessario preservarli a lungo termine. Allora al di là dello storage che è attaccato al sistema informativo devo avere un sistema di memorizzazione separato pensato per l'archiviazione a lungo termine, magari cose che diciamo nell'operatività nell normale non servono, ma servono. A lungo termine non sto parlando di sei mesi o dieci anni, no? magari sto parlando di 50 anni. Allora nessuno di noi sa come sarà l'informatica tra 50 anni. 50 anni fa non c'era, quindi diventa difficile prevedere cosa sarà tra 50 anni. Quindi le tecnologie che usiamo oggi, sia in termini di formati fisici, supporti fisici, sia in termini di formati di file. Eh, eh, io ricordo appunto, non sono così vecchio, ma i primi personal computer avevano dei word processor. Ma se voi aveste ancora oggi, ce cioè ne sono diversi. No? Eh, eh, se voi aveste oggi un file che avete creato. Ma, parliamo degli anni 90, quindi vent'anni fa, è molto probabile che non riuscissero ad aprirlo perché quei word processor, il formato di file con cui si quei word processor non sono più supportati dai word processor di oggi, se non magari eh, alcuni specializzati quindi non è solo un problema di avere il file, oppure avete un documento che è su floppy allora trovatevi una macchina che abbia ancora un floppy disk, ma quelli da, pollici, ma quelli da 5 pollici Forse voi non l'avete mai visto, eh? però erano eh, nel punto, nel, anni, negli anni di personal computer, da personal computer, anche appunto negli anni '90, andavano per la maggiore, i floppy a 5 pollici. E quindi è un continuo travasare informazione da un supporto di un certo tipo a un supporto più nuovo. Perché? Eh, Magari tu hai salvato su un nastro, ma nel frattempo i lettori di nastro con quella tecnologia lì non sono più disponibili. Allora devi prendere le informazioni che avevi archiviato e devi travasarle su una tecnologia nuova e magari devi anche cambiare il formato dei file, aggiornarlo, eccetera. Eh, ad esempio, non so se avete mai sentito parlare di un formato che si chiama PDFA, che è una versione, un sottoinsieme certo del formato PDF che noi tutti conosciamo, che è stato proprio pensato per l'archiviazione a lungo termine è stato standardizzato dall'ISO, no? e dice questo qua è un formato e se tu devi salvare un documento che deve ancora essere leggibile tra vent'anni o 50, non puoi fare un PDF qualunque, perché il PDF normalmente dipende da una serie di informazioni, che sono i font che usi, eh, il fatto di avere dentro delle caratteristiche che poi, lo sappiamo, di versione in versione di Acrobat, eh, ci sono alcuni file che nelle versioni vecchie non vengono più letti e così via. Nelle versioni vecchie del software non vengono più letti. E quindi sono stati definiti dei formati, là sta, appunto sta per archiviazione, che sono eh, magari meno potenti dei formati che usiamo normalmente, ma hanno la garanzia, sono stati studiati proprio per poter essere ancora leggibili in futuro, perché appunto non hanno loro interno tutte le informazioni sui font, tutte le informazioni che permettono di poterli aprire eh, in futuro. E poi ci sono i supporti fisici. Um, tra l'altro, noi parliamo di elettronica, ma in realtà l'unico supporto che sappiamo che è in grado di, di resistere ai secoli è la carta. Tutti gli altri tipi di supporti, magnetici, elettronici, ottici, non hanno una storia di secoli, sono stati inventati nei decenni scorsi. Quindi, quando tu salvi qualcosa su un DVD, non sai per quanto durerà questo DVD, nessuno lo sa se tra dieci anni sarà ancora leggibile, al di là del fatto di avere il lettore del DVD, ma eh, nessuno sa se sarà ancora leggibile, se il supporto si degraderà tra dieci anni, 20 o cinquanta. Eh? E quindi chi fa le cose seriamente, archiviare a lungo termine significa stampare, sigillare e mettere in frigo, frigo non frigorifero, ma in una, diciamo così, in una camera stagna. Perché noi sappiamo... Da 5.000 anni fa che ci sono arrivati i papiri egizi, egizi su cui le cose scritte sopra sono rimaste. Allora, questa è l'unica, oltre alle incisioni rupestri, ma sono un po' complicate da gestire, ecco. Eh, è l'unico tipo di informazione che sappiamo per certo che è in grado di sopravvivere ai secoli. Poi magari le stampiamo in un formato che sia facile da acquisire con gli scanner che ci saranno tra cent'anni, quindi non usare i font str strambi, ma fonti appositi. Per poter, ma in, in alcune casi alcune aziende sono proprio obbligate a fare questo ehm, per rimanere a Torino ricordo è andato una volta in Alenia aeronautica e loro hanno questo problema Cioè la documentazione di un aereo che va da, dal, dal come si chiama la distinta base di tutte le vitine che, che compongono l'aereo ai piani di collaudo, ai piani di manutenzione cioè stiamo parlando di migliaia di pagine, e quella è, mi pare che debba essere consultabile per 30 anni, almeno. Per cui, a, a, oggi cioè, il velivolo ha una vita operativa che è di quell'ordine lì, e quindi tu a distanza di tempo, magari sai, succede poi un incidente, allora vai a vedere perché quella letta lì si è piegata in quelle condizioni, e devi tornare ai dati di progetto di 30-35 anni fa e loro hanno un archivio cartaceo. Dei progetti che hanno fatto 30 anni fa era l'unico archivio che c'era, perché di fatto molti disegni erano ancora fatti a mano, anzi i disegni erano fatti a mano, punto. Il testo a volte cominciava ad essere battuto o eh, disponibile in formato elettronico, ma anche i progetti che fanno oggi con tutti i sistemi più belli, alla fine poi vengono archiviati anche in forma cartacea, perché non si sa tra 30 anni e questi sono requisiti specifici di un settore industriale, principalmente di sicurezza e di tracciabilità dell'informazione. Quindi anche questo qua è un problema. È la differenza tra fare il sito per il corso in cui ci metto il PDF e ce lo condividiamo e avere come sempre un sito enterprise in cui sì, il documento è sempre lo stesso, ciò che devo fare è salvarlo e renderlo disponibile, ma intorno, di contorno c'è una complessità eh, di questo genere. Poi abbiamo la parte di delivery, quindi la via d'uscita una volta che questi documenti fanno il giro. Le vie d'uscita sono, partiamo da qua, eh, via d'uscita su carta, via d'uscita su web o via d'uscita su dispositivi mobili, eh, che eh, sta diventando sempre più importante. No? Tu hai che una forza vendite che è sul territorio e questi qui hanno bisogno di accedere ai prezzi, e alle offerte, piazzare... Del la piazza degli ordini non è un problema del documentale no? è un problema più del, del gestionale ma però avere informazioni disponibili sempre, aggiornate e quindi sono questi canali di distribuzione che vanno a pescare ovviamente dal sistema di gestione dei contenuti centrale eh, di mezzo ci sono, vabbè, sicuramente una barriera nel senso che non tutti possono vedere tutto soprattutto i concorrenti e quindi ho tutto un problema di sicurezza, di, di ciò che riesco a far uscire cioè fino a qua ho fatto entrare e ho tenuto in casa poi se devo far uscire, devo far uscire solamente filtrandolo. E poiché i canali di distribuzione sono i più diversi, molto spesso eh, c'è un problema di conversione di formato. C'è un documento che è stato salvato in un certo modo, io devo rivederlo in un, forno, in un formato so, da PDF, da HTML o viceversa, per fare una, un esempio banale. Per, per permettere di fare in modo che quel documento, che magari appunto era scritto in Word 2.0, che oggi Word 2010 non è in grado di leggere, ma io devo essere in grado di leggerlo lì e trasformarlo in qualche cosa che sia gestibile dalla catena di distribuzione che sta a destra, oggi. Il documento magari è entrato dieci anni fa e io quel documento là direttamente non riesco a aprirlo, ma devo riuscire a, almeno a trasformarlo in una forma che oggi riesca a leggere. E, dopodiché, e qui in mezzo, in questa rotonda qua, c'è questo Enterprise Search, che è tutte le funzionalità di ricerca, no? che decidono che cosa devo uscire, che cosa devo tirare fuori da tutto questo mio storage, hm? che è l'altra tecnologia eh, importante. Dopodiché, vabbè, qui si parla di outsourcing, nel senso che alcuni processi, alcuni sottoprocessi certo possono essere anche gestiti. Oggi si parla tantissimo di cloud computing, in cui tu fai l'outsourcing della memorizzazione, lo storage non te lo metti in casa, ma lo dai in gestione a qualcuno di esterno che ha i data center, i data center plurale, non singolare, perché in un posto solo può capitare un terremoto, può capitare un'inondazione e non puoi perdere tutto. Quindi, i grossi fornitori di cloud hanno data center sparsi nei vari continenti proprio per quel motivo lì oppure alcune fasi di elaborazione, ricerca, memorizzazione, si possono pensare no? a livello outsourcing, questa è una soluzione di tipo tecnico, non tecnologico, integrazione con servizi, non si parla di outsourcing de, del lavoro o del servizio. E, ecco, questa è la, la, se vogliamo, la, la figura complessiva. No? I vari, ciascuna di queste scatoline dà di per sé eh, una serie di mal di testa che possiamo, abbiamo... Forse oggi cominciato a immaginare. Eh, e ci sono ovviamente grosse opportunità per vari tipi di aziende. Io, qua, tra l'altro, queste slide le ho prese in parte da questo sito, che di fatto è il sito di un'associazione di aziende che lavora in questo settore. Ecco quello che. Mh, è interessante vedere, dare un'occhiata a queste sono le aziende principali che hanno fondato il consorzio, poi ne vediamo delle altre dopo, che tipo di aziende ci sono che lavorano in questo settore. È molto curioso perché ci sono dalle aziende HP IBM, no? eh, classiche, eh, vabbè, poi ci aggiungiamo Microsoft e Google se vogliamo, ma Google è già ancora un tipo diverso, eh, classiche del, del settore ICT. Produttori di hardware, HP e IBM producono hardware, fanno il loro business: fare macchine, fare ferro. No? Eh, abbiamo Fujitsu che produce anche hard disk, dischi, no? storage. Ci sono eh, produttori di software, ad esempio eh, Oracle e Microsoft. Tra l'altro, Oracle ha un certo approccio che chiaramente tutti conosciamo: il database. Microsoft ha fatto un colpo enorme quando ha rilasciato un suo prodotto che si chiama SharePoint che di fatto è un sistema di gestione documentale molto semplificato però può essere adatto alla piccola media impresa SharePoint non è altro che di fatto un server che tu metti sulla rete locale che è accessibile dalle macchine Windows puoi salvare come salvare documenti su un disco di rete ma poi questi sono disponibili anche via Via web, e poi eh, quei documenti sono integrati con altre funzionalità di collaborazione, tipo l'agenda, i gruppi di lavoro, gli appuntamenti, eh, e il, il wiki, documentazione, date, scadenze, workflow, una cosa minima no? che però è molto utilizzato anche perché relativamente costa poco e è facile da utilizzare, quindi non è tanto enterprise, se vogliamo small enterprise, che poi è il focus della Microsoft, cioè rivolgersi alle piccole aziende. E poi ci sono eh, dei player come Conica Minolta, come Canon, poi qua non c'è, anche se è molto attivo, la Xerox, ma fa parte del consorzio concorrente a questi, quindi qui ci sono alcuni nomi, ma non sono gli unici che lavorano in questo settore, Epson, che è gente che lavora nelle tecnologie di stampa e di acquisizione, no? eh, che sono una parte essenziale di tutto il processo. Poi avete un po' di tutto, nel senso che adesso non so esattamente la Canon cosa faccia, ricordavo alcuni prodotti del, della Xerox che ti vendono, sì, la fotocopiatrice barra scanner barra tutto quello che vuoi, ma poi insieme ti vendono anche, se vuoi, il software che è in grado di acquisire e catalogare tutti questi PDF che hai acquisito, che hai scansito. Poi magari il software che ti vende la Xerox la o la Canon sono un po' limitati perché il loro business principalmente è solo venderti la macchina e quindi per avere un sistema più complesso ti vai a... devi andare anche a, a, a parlare con qualche fornitore di, di, di software vero. Mm? Fornitori di software magari... eBii spe Ab sono specializzati in scansione, mm? eh, sul riconoscimento dei caratteri, mm? eh, quindi da, dal, dal, dall'immagine al testo. Autonomy è un'azienda che è specializzata, famosissima, eh, importantissimi in questo settore sulla ricerca dei documenti il motore di ricerca alla fine il motore documentale sono, sono quelli che hanno di fatto il motore di ricerca migliore no? Tra, in questo settore sono diventati famosi su quello avevano quel prodotto insomma, erano capaci a fare la ricerca dei documenti e eh, va bene di fatto poi il loro motore è un prodotto a sé stante oppure il motore stesso viene licenziato e eh, incluso in, in prodotti di terze parti proprio perché eh, c'è una, una concorrente open source che chiaramente qua non c'è perché parla di aziende non di open source che è uh, LuSIN, uh, del progetto Apache che però è molto chiaramente più uh, rude da utilizzare e tutto sommato ha prestazioni inferiori quindi mh, è un settore che coinvolge appunto fornitori di hardware fornitori di imaging quindi stampe, scanner, software specializzati molto verticali, molto spinti tutti insieme di fatto per poter costruire un sistema quindi un mondo abbastanza complesso poco noto tutto sommato ma abbastanza complesso ecco questo qua è una, un esempio di una matrice in cui si fa vedere adesso non entriamo nel dettaglio per una serie di fornitori che sono i membri di questo consorzio quindi non sono tutti i fornitori possibili e per una serie di funzionalità o quello che lui chiama l'expertise cioè le cose che sanno fare questi fornitori qual è la matrice qual è il mapping e si vede che eh, sono varie aree e i vari fornitori coprono alcune di queste aree, non necessariamente tutte, no? E quindi una, una, non c'è nessuno di questi fornitori di tecnologia che può dire di coprire tutte le aree, no? Vedete che ciascuno, non c'è nessuna riga piena di pallini. Non ti basterà mai avere un fornitore solo o un prodotto solo che faccia tutto. Dovrai comunque, a livello di, diciamo così... Ehm, IT, no? settore informazione e tecnologie dell'azienda, per poter costruire un sistema di gestione dei documenti devi comunque prevedere no? di mettere insieme, di integrare componenti provenienti da eh, aziende diverse. Io adesso qua altri autonomi, lo eh, so citarvi solo, solo per andare poi a richiamare su un prodotto, un esempio di un prodotto, eh, le sigle che avevamo visto, questo Alfresco è uno dei più famosi. È un mostro questo, è un prodotto open source, anche open source, c'è cioè anche nella versione commerciale, di gestione documentale. Chi ci ha lavorato non riesce più a dormire di notte per quanto era complicato gestirlo. Ehm, ci sono stati. è diventato, diciamo così, è famoso, è uno dei più complessi e dei più completi sistemi open source di gestione documentale. Eh, so che ci hanno lavorato, credo, per due o tre anni. Al CSI Piemonte qui per costruire un sistema documentale da mettere a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche appunto del Piemonte, non so se alla fine siano arrivate a qualche cosa di utilizzabile, proprio perché diciamo, la, la, la complessità della cosa. Ma io al, al di là di Alfresco non voglio fare la pubblicità al fresco anche perché è gratuito, ma ehm, qui andiamo a trovare delle sigle che sono più o meno le stesse che abbiamo visto prima. No? Però sono richiamate con le stesse funzionalità, gestione di documenti, records management, web content management, sarebbe cioè il CMS, Enterprise Collaboration, e poi qualche cosa, vedi, che loro parlano di BPM, no, BPM sta per business process management, gestione del processo di business, che è quello che noi abbiamo chiamato workflow management. E, quindi ci sono prodotti di questo genere che integrano, però questo è un prodotto puramente software. Tu puoi decidere di usare quello, ma poi alla fine ti devi andare a integrare con l'acquisizione, con lo storage, con eccetera, eccetera. Quindi sono tutti passi molto lunghi da fare. Allora, qua dunque, fatemi solo vedere se nella carrellata qui c'è una serie di slide che di fatto sono degli zoom sulla figura che abbiamo visto prima. Credo di avere toccato eh, i, i punti principali, però vediamo se abbiamo dimenticato qualcosa. Vabbè, qui la fase, di, la fase di cattura, abbiamo detto l'acquisizione, di documenti provenienti da fonte diversa. Eh, lo storage, beh, qui parla di gestione del ciclo di vita dell'informazione. Che... Eh, No, quel, ricordate nella figura in alto c'era quella parte store, e eh, store non è solo questa slide qua che parla di gestione del ciclo di vita dell'informazione. Ci sottolinea che lo store non è solamente un disco, no? come dire, facciamo un disco diretto e condiviso e salviamo l'informazione lì sopra. No? Perché eh, ogni volta che aggiungo no, un'informazione, un documento, questo qua deve essere gestito, non deve essere semplicemente salvato lì e basta. Ci sono soluzioni document manager molto più se vogliamo artigianali, che dicono: Beh, questo è un repository, tu salva i file qua, poi gira un indicizzatore, voglio un pappino, eh, e poi ti rende ricercabili i documenti. No? Non è questo di cui stiamo parlando. Stiamo cercando qualcosa in cui dico io: Questa è la nuova versione del tal documento, c'è una nuova versione perché? No? Qual è la relazione con la precedente? E quindi deve lo storage stesso deve essere in parte a conoscenza del ciclo di vita del prodotto. No, non è lui a gestire il ciclo di vita ma deve essere in grado di, di memorizzarlo. Um, e la gestione manage era il centro, no? la rotonda centrale del nostro sistema stradale, eh, dove qui è citata due volte no? l'email in, in questa pagina. Eh, è citato il workflow, quindi di fatto il problema della gestione è riuscire a vedere in modo unificato: non dico centralizzato, perché il programma di mail continua a essere un programma di mail. Eh? Però la mail deve essere in qualche modo archiviata nello stesso punto in cui ci sono, e poi magari nella mail ce l'ha legato, l'ha legato al documento, eccetera. No? Qui ci sono sistemi in cui bisogna unificare queste comunicazioni in modo da poter essere. Per poter mettere in grado il sistema di gestirle. E quindi applicare un workflow anche alle mail. E le mail sono una cosa rognosissima, sinceramente. No? Infatti, quello che si vede in molti sistemi sto pensando ai sistemi di CRM in cui magari gestisci il contatto con gli utenti. Sì, l'utente lo fai comunicare via mail. Ma la mail nel momento in cui arriva viene immediatamente trasformata in un documento elettronico in una serie di form e gli operatori, pensate a livello di call center o di, di supporto all'utenza non mandano mai le mail, lavorano direttamente con il sistema informativo che memorizza la mail che è arrivata più tutti i passaggi intermedi che vengono fatti eh, direttamente come documenti interni al sistema. No? Poi magari in uscita ti sputa fuori una mail di risposta, eh? ma la, la mail è eh, la tipica. Cosa molto comoda da utilizzare, ma molto difficile da tracciare, molto difficile da gestire dal punto di vista del flusso. Rispondi chi hai risposto? Ha risposto a tutti, ma chi è che deve rispondere a questa che era stata mandata a 10 persone, cose di questo genere. Quindi, ciò che fanno questi sistemi è la prima cosa è importare queste informazioni e poi darti la modalità, un modo di lavorarci sopra con un processo definito. Se hai una mail di richiesta, questa richiesta può arrivare a 10 persone, a chi, da chi deve essere gestita? Allora ci vuole qualcuno che scelga chi deve gestire quella, oppure il primo che la gestisce se la prende e gli altri non la vedono più no? cose che normalmente in un sistema di mail non si possono fare quindi la mail diventa un sistema di acquisizione e un sistema di delivery input e output del sistema ma poi all'interno non, non viene usata no? non può venire usata fa parte del sistema ma non è usata al suo interno perché non è gestibile non... e così via ecco si parla di collaborazione appunto eh, centrata sui documenti e beh sui documenti ovviamente stiamo parlando di quello ma la parola chiave qua è collaborazione no? cioè un documento non è non nasce da una singola persona non nasce in un'unica versione e quindi c'è il problema di coordinarsi magari sulla costruzione di un documento condiviso questo va bene, da un lato significa evitare i conflitti, modifico io, modifichi tu, perdiamo il lavoro. E questa è la parte, tutto sommato, più facile. Dall'altro eh, significa anche fornire proprio degli strumenti di collaborazione, di comunicazione, banalizziamo, una chat che ci permetta di parlare in un canale separato mentre stiamo lavorando entrambi sullo stesso documento per poterci mettere d'accordo. Mm? Ho la possibilità di dire, beh io lavoro su questo capitolo, tu lavoro su quell'altro e poi il sistema... Da solo l'integro, non ci vuole uno che deve fare poi copia and e incolla e andare a trovare le parole che sono state modificate, e cose di questo genere. E questo è tutt'altro che banale. Tutt'altro che banale perché devo prevedere sia eh, una collaborazione di tipo asincrono che di tipo asincrono. Cioè, asincrono io ci lavoro, tu ci lavori il giorno dopo, non, ci, non siamo mai collegati insieme. Allora, come facciamo a collaborare? Come facciamo a scambiarci informazioni? Ci dobbiamo lasciare dei messaggi, delle mail, delle note? ehm um, Non so se vi è mai capitato di lavorare su una relazione, su un documento un po' complesso, un po' lungo, in collaborazione con altre persone, sto pensando a Word, eh, ci sono degli, a Word degli strumentini che ti permettono di gestire un minimo di questo processo, no? tipo la possibilità di aggiungere dei commenti, di tracciare le revisioni, per cui tu quando modifichi qualcosa risulta evidenziato, cancellato, sottolineato in colore, in modo che l'altro possa vedere che cosa hai fatto. Eh, sono strumenti molto grezzi, cioè, in realtà, perché sono molto sofisticati, se poi provate a usarli davvero vi accorgete di quanto è complicato. No? E, e qui stiamo pensando di portarlo non solamente su un documento che ci scambiamo via mail in tre, eh, ma su una cosa molto più grande. Oppure le collaborazioni tipo sincrono, cioè editare contemporaneamente lo stesso documento. Eh, siamo in un meeting in dieci persone che sono in cinque uffici diversi, quindi due qua, due là, due là e lavoriamo insieme, costruiamo insieme un documento, costruiamo insieme che so, della, il verbale della riunione, o, allora, un documento che tutti hanno aperto contemporaneamente, e tutti possono modificare contemporaneamente. Cominciano ad esserci oggi strumenti di questo genere, anche pensando a prodotti specifici, non so, Google Documents fa, fa, ci permette di fare questo. E uno vede che cosa l'altro sta scrivendo. E... Chiaro che richiede una certa esperienza e disciplina nel poter lavorare, no, per non far casino, eh, detto in termini poco tecnici, eh, ma sono strumenti che cominciano a essere richiesti e cominciano a essere disponibili. Eh, vabbè. e poi c'è tutta la parte sui record, records che vabbè, aggiungono dei requisiti legali, dicevamo, ma non entriamo qua nel dettaglio di questi perché poi in realtà è. è Specifico dei singoli settori aziendali e delle singole nazioni. E poi c'è la parte web, che c'è e non c'è, nel senso che alcune volte una parte del prodotto è direttamente una, una parte del processo di documentazione, è proprio la creazione di un sito, o di una parte di un sito, dei contenuti della parte di un sito. E quindi è più facile, perché tutto sommato quando crei quei documenti hai già in mente il sito che li devi aspettare, anzi stai creando le pagine del sito, non stai più neanche pensando in termini di documenti. Altre volte il caso più complicato è eh, creare dei siti a partire dalle informazioni esistenti. Allora questo sistema informativo dovrebbe essere in grado di gestirlo, in realtà eh, che io sappia non è poi così automatizzata o automatizzabile la cosa. No? Qui dice automatizzare le parti chiave del processo di pubblicazione, è bravo, però se io ho creato i contenuti pensando già che fossero la pagina web, bene, altrimenti... Eh, qui stiamo per... Mm, pensiamo un caso, i giornali, l'editoria. L'editoria nasce con dei contenuti che sono semplici e strutturati, che sono gli articoli, e questi escono su canali diversi, canale stampa, canale tablet, canale web... E vanno tutti a pescare dagli stessi contenuti di partenza. Lì è facile, tra, tra, dal punto di vista tecnologico, perché l'articolo è una cosa molto ben strutturata. Vabbè, poi c'è l'impaginazione, ci sono le immagini, ma tutto sommato, dal punto di vista della varietà di informazione, è molto bassa. La varietà dei tipi diversi di informazione è molto bassa. I giornalisti ci mettono in scrivono, scrivono tante cose, ma ad esempio, la formattazione non c'è, non è importante, è testo puro. No? Uh, gli ebook, i libri elettronici, no? Se vogliamo, un altro caso particolare che ha dei cicli di vita, di pubblicazione molto diversi, però di uno dello stesso tipo, tu hai bisogno di una versione da fornire in forma digitale e poi il formato e-pub, no? EPUB eh, di, di molti ebook in realtà non è altro che HTML, un HTML semplificato, quindi non è, non è proprio web ma eh, di fatto usa le stesse tecnologie, ma nello stesso tempo lo stesso contenuto va a stampa. Quindi eh, c'è il caso in cui devo semplicemente gestire un sito informativo, allora un CMS di tipo web standalone a sé stante e uso quello. C'è il caso in cui invece il sito web o la parte pubblicata online è una parte del mio processo di pubblicazione che devo andare a pescare documenti che fanno parte anche di cicli di vita più complessi. Allora qui le cose ovviamente si complicano. Vabbè, qui c'è tutta la parte sui BPM, il BPM probabilmente voi l'avete visto nella parte, diciamo così, dal punto di vista gestionale, no? la rappresentazione dei processi di business. Ecco, questi processi di business che vengono usati per rappresentare diciamo, l'evoluzione di, di un prodotto all'interno dell'azienda possono anche de descrivere l'evoluzione di un documento o di, un, o di informazioni documentali con la cosa aggiuntiva che il documento, essendo un oggetto già elettronico, può essere direttamente gestito dal processo BPM. Il BPM non va, più, non va più solamente a descrivere un processo, ma lo gestisce anche, lo attua, fa in modo che avvenga. Ah, su questo sarebbe tutto il capitolo sul BPM, di cui qualcosa avete già visto eh, l'anno scorso e, e il resto ci porterebbe lontano. Vabbè, la preservazione dicevamo che i problemi sono eh, qui ci sono alcune figure queste sono le famose schede perforate che per fortuna io non ci ho mai avuto che fare, ma questi sono i, i dischetti da 5 pollici che eh, appunto quando io ho cominciato a lavorare in questo settore erano l'unico formato di memorizzazione di fatto che ho utilizzato. Questi sono i nastri magnetici. Che mh, non credo che siano più utilizzabili oggi. Beh, questo è ancora più vecchio: sono floppy da 8 pollici. Questi sono i floppy da 3 pollici e mezzo. Tutta roba che se aveste nel cassetto, per carità, diventa folklore. Potete fare finta di. Ma non, non sapreste gestire oggi. Non sapremmo gestire oggi. Quindi c'è il problema del mezzo fisico: che da un lato diventa obsoleto eh, il tipo di dispositivo, cioè oggi lettori di floppy da 5 pollici non so più dove trovarli, sul mercato non li trovo di sicuro, devo trovo da qualche parte, uno che ci sia ancora e non sia rotto, il mezzo fisico si degrada, non so, i dati, eh, finché la scheda perforata tutto sommato non si degrada neanche più di tanto, se la conservo bene è, sono buchi su un pezzo di carta, quindi... Eh, però, tutte le, le fasi di memorizzazione elettronica, magnetica come questa, la magnetizzazione ha un periodo di decadimento che rende illeggibili i dati dopo un certo periodo di tempo. Non vi saprei dire se sono 10 anni, se sono 50, dipenderà molto da come è stato registrato, dalla qualità della registrazione, eccetera, ma di fatto diventa, no, a un certo punto diventa illeggibile. E poi c'è il terzo punto, quello di cui parlavo, una volta che anche riuscissi a leggere quel file non è detto che riesca a decodificarlo perché magari è scritto, sono 20 minuti che sto cercando di ricordarmi com'era il nome del word processor che si usava nei primi personal computer, ma WordStar, eccolo qua. Tutti usavano WordStar tanti anni fa, voi non l'avete mai sentito nominare, ci sono tonnellate di documenti scritti in WordStar che sono inaccessibili a tutti oramai. Sotto, prima di Windows l'unico è il vero, è Word, quello che fa oggi è Word, Microsoft Word, quindi tutti usano quel formato, prima dell'avvento di Windows c'è un programma che si chiama WordStar. Dimenticato da tutti, tranne da chi deve, per fortuna non io, no? accedere ancora a quei contenuti. E non stiamo parlando di, stiamo parlando di 15 anni fa, di lì, no? poi è arrivato Windows, in realtà le prime versioni di Word facevano pena, la Word 2.0 anche Word 2.0 Microsoft Windows Word 2.0 provate a prendere un file che eh, non riuscite più a leggerlo, anche, neanche su Microsoft Word 2007-2010 non è più in grado di leggere le proprie versioni precedenti no? eh, ma va bene, nessuno se l'ha mai promesso no? il problema è che L'evoluzione va avanti, ma, ma se io poi lo devo fare per altri motivi, devo rendermi conto di che cosa può essere letto in futuro e che cosa no. E quello che non può essere letto in futuro devo convertirlo. Devo prendere convertirlo. Va bene che la capacità di disco aumenta sempre, no? per cui eh, ogni volta che installiamo, diciamo così, fa così detto, il decommissioning di un server, cioè hai un server che lo metti in pensione perché di fatto non, non ce la fa più. Ne prendi uno nuovo, tu, tutti i dati che c'erano sul server precedente li travali su quello nuovo. Magari non li usi, ma li hai lì come archivio. Eh? Poi dovrebbero essere. Se sono di formati decenti, saranno ancora accessibili. Vabbè, poi qui c'è un esempio di, di canali di, di delivery. E poi qui si inserisce il capitolo su cui, che noi non approfondiamo, perché l'abbiamo già approfondito decisamente nelle, nel mese scorso sulla rappresentazione. Finora abbiamo parlato di documenti come scatole nere, cose che entrano e escono, vengono elaborate, vengono gestite e poi c'è il problema invece di classificare e ricercare, quindi facilitare o obbligare gli autori a fornire dei metadati sensati. Tutti noi sappiamo, o facciamo finta di non sapere, che in Office, Word, Excel, PowerPoint c'è un, una serie di proprietà che posso definire al documento di ogni documento posso scrivere le parole chiave posso scrivere la descrizione, l'abstract, l'autore la data, eccetera basta andare in proprietà del documento no? document property, dove dov'è? questa cosa qua, eh, da qualche parte c'è eh, vedete qua, queste properties Questo documento ha tutta una serie di proprietà che posso aggiungere. Ma questo è già in tutte le versioni di Office. Ma nessuno di noi, quando salva un documento, si cura mai di, di andare a. perché lo renderebbero molto più facilmente ricercabile. Nel momento in cui lo metto in un content management system, o in un document management system, lui non è scemo, sarebbe in grado di leggere queste informazioni e quindi archiviare meglio il documento e rendere disponibile il motore di ricerca. Il problema è che gli autori non lo fanno salvo, sbatto lì, finisce lì quando va bene gli do un nome sensato al file ecco. quando va bene perché altrimenti do un nome ultimo.doc oppure finale.ppt e non si capisce più che cos'è quindi i metadati mh, sono una soluzione per rendere facilmente ricercabile le informazioni il problema è che nessuno ha voglia, tempo e modo di, di inserirli eh, perché è un processo manuale e complesso tutto sommato. Allora anche qua nel grosso panorama degli strumenti di gestione dei documenti c'è eh, chi propone di fare classificazione automatica, estrazione automatica dei metadati dai documenti. cioè voi pensate di prendere un pezzo di carta, lo guardate e dite ah ma guarda questo è il bilancio di un'azienda. E di questo bilancio ci sono questi tre dati che mi servono: mi servono di etichettare il nome dell'azienda, l'anno di riferimento, eh, il, il valore di pareggio del bilancio, no? Supponiamo. Quindi, questa è una cosa che a mano si fa: a colpo d'occhio capisci che cos'è, capisci, quali, essendo un bilancio, quali sono le informazioni che vuoi mettere nel metadata. Ecco, pensate ad automatizzare questa cosa. Perché che sia un bilancio lo vediamo a occhio, però in realtà prendete 10 aziende diverse. Prendete i loro bilanci, sono tutti fatti, disegnati, riportati, pur essendo a norma di legge sono impaginati, anche sono impaginati in modo diverso. Quindi le stesse informazioni, pensate a un modo automatico per andare a pescare, è tutt'altro che banale. E quindi di fatto i risultati, ci sono dei prodotti di indicizzazione, di estrazione automatica dei metadati, ma... Diciamo che possono essere, a livello a cui la tecnologia al giorno d'oggi, possono essere usati come ausilio alla classificazione manuale. Quindi ti estragono qualche cosa, poi comunque ci vuole sempre lo minimo che li riguardi perché altrimenti tirano fuori delle schifezze. Vabbè, sul tema della classificazione, qui salto perché ne abbiamo parlato in termini di tassonomie, antologie, eccetera, eccetera, eh, che di fatto diventano poi la chiave per fare. La ricerca, no? la ricerca può lavorare o sul testo completo dei documenti, nel caso in cui siano documenti testuali, quindi non cartacei, non filmati, non suoni, oppure la ricerca è obbligata a lavorare solamente sui metadati. E quindi questo è un altro componente della nostra eh, sistema. La ricerca normalmente la si divide in due categorie che è il browsing, cioè scorrere i documenti divisi per categorie, divisi per cartelle, divisi per Unità organizzative oppure la ricerca propriamente detta. No? E a seconda del tipo di documenti è chiaro che più eh, il tipo di ricerca che voglio fare è più adatta una modalità piuttosto che l'altra. Vabbè, qui eh, non abbiamo più tempo perché, se no, questa potrebbe essere interessante che è interessato a come funzionano i motori di ricerca. Questa è una grafica che lo, lo riassumeva bene. Ecco l'ultima. L'ultimo concetto che volevo raccontarvi, che volevo citarvi, era questo: che recentemente si sta un po' invertendo no, il paradigma della ricerca. Finora la ricerca era: mi siedo davanti al computer e cerco un documento che mi interessa. Eh, adesso con la disponibilità di dispositivi mobili, e poi con chiamiamolo Web 2.0, tutte queste belle cose si tende a fare in modo che io, eh, che il sistema informativo conosca quali sono i miei interessi, magari perché li ho dichiarati o magari perché è il mio ruolo di andare è di un certo tipo, e mi fornisca già le informazioni che il sistema informativo pensa che mi siano utili. No? Pensiamo che, che l'esempio banale è quello degli RSS e dei blog. Quindi no? puoi scrivere a un certo insieme di blog e quindi sarà il blog stesso che ti manda il contenuto quando c'è un articolo nuovo. Non sei tu che devi andare a cercarlo. Definisci, in questo senso, dei criteri di interesse, che non sono solo criteri di ricerca, sono qualcosa di più, e sistema, ci pensa il sistema informativo a informarti tutte le volte che c'è un nuovo contenuto di quella tipologia, di quell'interesse. E quindi, una modalità più push, del tipo, ti vieni informato delle cose che ti potrebbero interessare secondo i criteri che sono stati dati. Quindi, anche, stanno cercando di muoversi anche su questo campo questo tipo di sistemi. Va bene, finisco solo con la vignetta, che è questa.